Ciao artista e bentornato, benvenuto su Artista Dentro. Anche oggi voglio toccare un argomento un po' caldo per il quale ricevo veramente un sacco di domande, ovvero come posso recitare, cantare, esibirmi quando sento di essere bloccato? Lo vediamo dopo la sigla. Argomento scottante perché sapete, ormai chi mi segue sa che dico quello che gli altri non dicono per dare una verità, che poi è la mia verità, che poi è la mia verità data dalle mie esperienze, dalle mie conoscenze, quindi non è una verità assoluta, ma anche quando c'è da dare una risposta un po' scomodina, perché non darla? Può essere veramente di aiuto invece che continuare a dire sì, vedrai, sì, vedrai. Invece sì, vedrai in alcuni casi è se continui così, no. E prima lo sai e meglio è, giusto? Quindi, se hai un blocco, mi dispiace dirtelo, ma sarai bloccato. Questo blocco sarà visibile, si sentirà, verrà percepito e non potrai dare il meglio. Quindi, se parliamo di una bella performance piena, che attenzione, non vuol dire perfetta, impeccabile, estrema da mega milioni di wow, semplicemente il meglio che posso fare in quel momento. Che è chiaro che se ho un blocco, cercherò di fare il meglio delle mie possibilità avendo quel blocco, ma l'attenzione e il focus in quei casi non è su posso recitare con qualche blocco. Cosa, parentesi, cosa intendo per blocco? Blocco emotivo, blocco fisico, blocco mentale, qualsiasi tipo di cosa che non ti permette di lasciar fluire il lavoro, di lasciar fluire quello che devi e vuoi portare a termine. Quindi, dicevo, il focus dovrebbe essere spostato verso come posso andare oltre questo blocco, sciogliere questo nodo, sciogliere il blocco, buttarlo giù, capire perché c'è, perché l'ho avuto, perché si è creato e fare in modo che non si ripresenti. Ok? Perché se no continuiamo a buttare sabbia e cemento, questo blocco piano piano diventa sempre più un muro alto e invalicabile che ci fa rimanere indietro, che ci toglie la possibilità invece di sentirci centrati nell'obiettivo, in direzione di ciò che vogliamo raggiungere senza troppo sforzo da questo punto di vista. È essenziale. I blocchi, proprio perché c'è sempre questa legge universale del Tao, dove c'è positivo, c'è negativo e viceversa, hanno una dimensione negativa, un'energia negativa, ma anche un lato positivo. Il lato positivo è che noi, una volta che abbiamo risolto questa situazione di blocco, che non ci fa, e lo ripeto, non ci fa lavorare bene, non ci fa essere costruttivi, produttivi, ma ci può essere utile nel momento in cui lo riconosciamo e lo sfaldiamo e lo superiamo, utile per andare ad attingere determinate emozioni, determinati stati d'animo, determinate condizioni da portare in scena, da portare in un pezzo, in una canzone, quando parlo, quando leggo, quando voglio far provare a chi mi guarda, a chi mi sente, a chi mi osserva una determinata emozione. Quindi non è tutto da buttare, però la consapevolezza e la razionalità di dire la situazione è questa, la affronto, la supero e questo poi farà parte del mio bagaglio, il bagaglio che mi serve per andare a pescare ogni volta quello che mi serve per quel determinato obiettivo, produzione, ruolo, eccetera.
Ti consiglio, se posso indirizzarti e darti una mano in questo, affidati a qualcosa che ti faccia sentire bene, perché è una base che ti può dare una situazione di rilassamento, ma le discipline orientali, le discipline marziali ti possono dare un aiuto per entrare in consapevolezza con quello che sei e per andare a capire. Ti butto lì anche una cosa interessante che c'entra poco con la sfera artistica, ma c'entra con la sfera umana e quindi alla fine tutto torna e tutto quadra. Prova a cercare metamedicina su Google e ti do anche un altro spunto, prova a cercare The Hidden Tree Method, che può essere un altro canale di spunto per te e cercare di capire cosa il nostro corpo ci rivela per aiutarci a superare qualcosa che ristagna e non ci fa bene, perché i messaggi che ci mandano, che ci manda il corpo sono degli avvisi che ci segnalano: guarda che ti fa male il ginocchio perché stai andando in una direzione che non ti piace tanto, e quindi, visto che tu lo stai facendo controvoglia, non ascoltando quello che sei, quello che vuoi in realtà, io ti blocco il ginocchio, così sei costretto a fermarti. L'ho fatta un po' semplice, un po' simpatica, ma in sostanza la realtà di questa metamedicina è un po' questa, e quindi può esserti di aiuto. In sostanza, posso fare la mia performance, posso portare avanti il mio mestiere artistico, recitare, suonare, eccetera, quando mi sento bloccata? La risposta è no. Poi lo facciamo, poi lo si fa lo stesso, si cerca di, ma è bene veramente cercare un equilibrio e cercare una consapevolezza e piano piano lavorare. Questo non vuol dire ho un blocco, allora non faccio più niente. No, tu continui a formarti, a lavorare, a fare la tua gavetta, a suonare, a recitare, tutto quello che vuoi, ma dall'altra parte sarai sempre più forte, sarai sempre, sempre più presente, perché avrai riconosciuto una situazione che ti tiene fermo e stai agendo per, e anche il cammino che porti avanti per sciogliere questi blocchi sarà di aiuto e propedeutico alla sfera artistica, perché arricchirai quello che è il tuo modo di vedere e di vivere le situazioni. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta, condividi, iscriviti al canale per non perdere il video settimanale, i video bonus che ogni tanto escono su Artista Dentro. E ricorda, come dico sempre, live with passion, always. Ciao!